Grazie a Federcaccia, sezione comunale di Montemaggiore, il comune di Colli al Metauro ha 10 alberi in più. L'associazione infatti già l'anno scorso ha donato 5 alberi piantumandoli nei giardini della scuola materna Don Bosco di Villanova, luogo dove giocano i bambini. Quest'anno invece, ha spiegato il presidente Alan Regini, abbiamo scelto un altro sito come la piazza di Villanova. E logicamente inizialmente i primi anni e finché c'è posto cercheremo di coprire il più possibile la zona dell'ex comune di Montemaggiore, ma per poi allargarci a tutto il comune, insomma anche alla frazione dei Calcinelli, l'ex comune di Saltara, poi frazione di Tavernelle, ex comune di Sarungherina. Dove c'è bisogno vorremmo andare a mettere questi alberi. L'iniziativa è nata perché? Perché gli alberi ci fanno respirare. Senza di loro noi non avremmo ossigeno e secondo noi è un bene piantare, anzi avremmo piacere che anche altre associazioni seguano il nostro esempio. Ci sono tante associazioni, no, nel territorio comunale che potrebbero anche loro donare degli alberi, aiutare le amministrazioni comunali a inverdire un po' di più il comune. Gli alberi secondo me non bastano mai. Gli alberi piantati lo scorso 18 luglio dal presidente di Federcaccia assieme ad altri 12 associati saranno poi curati da lui stesso, ha affermato Regini, in quanto necessitano di annaffiature estive e cure periodiche. Era presente con noi l'assessore comunale Briganti, Pietro, e in un paio d'ore abbiamo fatto tutto il lavoro. Nel comune c'è il posto per piantare le piante, specialmente nei parchi. Sono stati fatti dei parchi nuovi che sono abbastanza nudi di piante, diciamo. Poi un altro discorso che mi piace evidenziare è che comunque le piante vanno seguite, cioè non è che vanno piantate, annaffiate una volta e poi fanno da sole, non fanno da sole, le piante piantate da noi, quelle in natura fanno da sole, ma le piante ripiantate da noi vanno seguite almeno 2-3 anni. È un evento che ci siamo promessi di poter fare per tanti anni come Federcaccia, donare questi 5 alberi al nostro comune. E cerchiamo adesso per il secondo anno, siamo riusciti, cercheremo di riuscire anche per i prossimi anni.